Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Ci siamo su Fortnite Battle Royale, in un replay che mi sono fatto mandare ieri notte per farvi vedere quello che è successo prima di tutti gli altri. Spero di essere primo. Comunque, allora, prima di tutto ragazzi, i fulmini hanno spaccato tutti i cactus. Adesso solo perché sono in replay e credo si sia buggato, ci sono di nuovo tutti i cactus, non avrebbe senso se no. Forse è perché sono fuori dalla zona e molto lontano dal personaggio. Infatti, il personaggio dovrebbe essere circa qui e io sono qui. Comunque, allora, prima di tutto, guardate, attivo, cioè rimando in play replay. Si sente il casino. Dovrebbe iniziare a tremare tutto, appunto. Non l'ho ancora visto, è la prima volta che vedo questo replay. È qualcosa di allucinante. Ecco qua. Ok, si è fermato. Perché si è fermato? Cosa è successo? Ma un momento ragazzi, un momento, ritorniamo indietro perché manca il fulmine. Dove è finito il fulmine? Eccolo qua il fulmine. Non si sa perché, ma mancava il fulmine. Ok, guardate quanto dura. Oh mio Dio. E poi appare così dal nulla questo cubo. Questo cubo è qualcosa di assurdo, ragazzi, eh. Adesso, cioè, dopo avervi fatto vedere questo, adesso lo analizziamo bene. Perché questo potrebbe c'entrare con l'evento del 27. Il 27 è tra 2 giorni, appunto. Ok, finalmente la schermata ritorna normale perché con il buio della tempesta è veramente un po' difficile da vedere, è un po' pallosetto anche. Guardate tutti i fulmini che ci sono. Come mi avvicino c'è un rumore incredibile. Adesso proprio mi avvicino al cubo, ma tantissimo. Voglio vedere se si vede qualcosa. Delle specie di geroglifici che appaiono, scompaiono. Una galassia qua dentro. Se entro dentro, buio totale. Un fumo che si muove. Sembra quasi fastidioso. Infatti, anzi, è fastidioso adesso. Bisogna avvicinarsi assolutamente, ragazzi. Bisogna avvicinarsi assolutamente. Entrerò in playground a breve. Vi farò vedere cosa succede nel cubo. E poi parliamo anche dell'evento che ci dovrebbe essere il 27. Ok, a tra poco. Ok, ragazzi, sono appena tornato in partita. Come vedete già dall'inizio del pulmino, il cubo lì si vede. Infatti, adesso mi lancio là sopra esattamente. E vediamo un po'. Questo cubo, o meglio. Questa cosa che è successa dovrebbe essere collegata all'evento del 27, quindi quello che succederà tra 2 giorni, perché ho letto nei leak che c'era un evento chiamato Cube, e immagino che questo possa essere... Cosa è successo? Perché mi si sta alzando lo scudo? Ho 3 di scudo io. E se lo picconassi? Ah! Immagino che non sia tanto amichevole come cubo. Comunque dicevo, l'evento Cube che dovrebbe essere a quanto pare collegato anche a Tomato. Non so perché abbiano scritto queste cose, però secondo me qualcosa potrebbe c'entrare. Tomato, le nuove cose che sono successe a Tomato, la nuova città, boh. Io provo a salirci sopra adesso. Ma se lo piccono da sopra, oh mio Dio! Muoio. Immagino che se cado a terra io muoio. Che figata però. Lo sentite il rumore? C'è un rumore insolito. Ascoltate bene. Non lo risento, non riesco a risentire. Non mi fa più saltare come prima. Oh, avete visto? Si arrabbia questo cubo. Più lo piccono, più mi toglie vita, a quanto pare. Ok, mi ha fatto saltare tantissimo. Sono curioso di vedere cos'altro succede. Ok, continua a farmi saltare. Devo trovare un'arma. Ma se facessi così... Ok, non mi sono fatto niente. Mi serve un'arma. L'avete sentito? L'avete sentito? Oddio. Sta succedendo veramente qualcosa di molto, molto, molto strano. Allora, adesso cerco assolutamente un'arma tipo un assalto. Sembra che ci sia tipo
un animale dentro ferito. Più che altro, anche se non sono lì, il mio scudo stava... Che cavolo sta facendo? Il mio scudo in quella zona stava continuando a salire. Ok ragazzi, io minigun non ne ho trovato, però ho trovato qualcosa che comunque è abbastanza utile. Ad esempio un'arma di ogni tipo. Ho un fucile a pompa, ho un fucile a cecchino, anzi ho il Barrett, non è un semplice fucile a cecchino. Avevo un rift da qualche parte, non lo vedo più. Lo sento. Eccolo là. Dicevo, ho un assalto, ho un Barrett, ho un Tommy Gun, ho anche degli esplosivi, le Klinger, quelle che stavo cercando. Quindi, perfetto, adesso torniamo al cubo, cerco di atterrargli a fianco, o sopra è meglio. Forse è meglio iniziare a atterrargli a fianco. Sì, decisamente. Anche perché se mi sbalza là sopra, boh, non lo so, è uguale, è uguale. Iniziamo con le Klinger, sono curioso di vedere cosa succede con le Klinger. Ok. Ma... A questa distanza mi ha colpito. Vediamo se mi lancio. Se gliele lancio da più distante. Ok, si è attaccata. Vediamo così. Ne ho altre 4. Guardate! Oddio! Ne lancio 4 tutte insieme. Voglio vedere. Ah, ok, c'è un limite di tempo prima che rilanci il secondo raggio. Se mi avvicino, succede qualcosa. Non mi sta curando la vita, solo lo scudo mi alza. Ok. Fa molto più casino di prima. Aia. Toglie 30, comunque l'abbiamo scoperto a nostre spese. Non ho cure, vero? No. Decisamente no. Però sono curioso di vedere una cosa. Cosa ha fatto? Ma si può spaccare? Ok, devo stare attento al prossimo raggio perché mi ucciderebbe tantissimo. Devo piazzare un muro, tipo qua. Che poi toglie solo vita, anche se scudo toglie solo vita quel raggio oltretutto, eh. Devo provare tipo... Un muro molto spesso. Tipo una roba del genere. In modo che se io mi sposti qua sotto e spari quel cubo maledetto, teoricamente dovrebbe colpire. Ha colpito i materiali? Per curiosità, voglio vedere se lo distruggere. Sparo un paio di volte. Ok, sì, spacca decisamente il muro. Spacca decisamente tutto. Non so se si possa distruggere o meno. Io continuo a spammare. Sono curioso. Fa molto molto male sta cosa. Ma un momento, se io mi piazzassi esattamente sopra come stavo dicendo, costruendo ovviamente. Vediamo un po' cosa succede. Allora, io salgo su, sopra il cubo. Qui, dovrei iniziare a saltellare all'infinito. Ok, ho il barret in mano. Se io sparo sotto, teoricamente dovrebbe incavolarsi il cubo, attivarsi e uccidermi. A meno che... Penso proprio succeda così. Gonks got two clues to cube. L'avete visto in basso a sinistra?
Vabbè, non so che dire. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche ai social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video, grazie, arrivederci, alla prossima!